Al convegno Anidis 2019 ho presentato un contributo sperimentale che riguarda in particolare l'utilizzo di materiali innovativi che possano aiutare a rinforzare le strutture esistenti, in particolar modo contro il problema del collasso fuori dal piano di tamponatura in laterizio tradizionale, quindi generalmente snelle. Abbiamo testato su provini a scala reale 1-1 delle tecniche che utilizzino delle reti in fibra di vetro accoppiate a malta fibro rinforzata o meno a realizzare una sorta di intonaco armato innovativo collegato opportunamente con il telaio circostante in modo tale da garantire una prestazione fuori dal piano migliorata rispetto a quella dell'as-built, della situazione ovvero tipica degli edifici esistenti, quindi della tamponatura priva di rinforzo di dispositivi appositi per evitare il collasso fuori dal piano. La sperimentazione è stata condotta in collaborazione fra l'Università di Napoli Federico II e l'Università di Porto, la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Porto, e ha permesso di testare diverse soluzioni nell'ambito di questa tecnica con diverse tipologie di malte, diverse connessioni fra la rete di rinforzo e il telaio circostante, mostrando risultati direi molto promettenti, come qualcuno già visto in letteratura, che possano far raggiungere incrementi di capacità sia in termini di resistenza che anche importante in termini deformativi, anche del doppio rispetto alla capacità della struttura, della tamponatura in assenza di questo rinforzo. Per cui pensiamo la soluzione possa essere promettente per l'appunto, quindi un'ulteriore investigazione anche a livello numerico sarà sicuramente necessaria.